Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Poetando. Oggi siamo in compagnia di due poeti lombardi, Marco Bellini che avete già conosciuto e Edoardo Zuccato che conosceremo questa sera. Intanto, buonasera signori e benvenuti. Buonasera. Buonasera, Come buonasera a tutti. state? Bene, grazie, tutto bene. Direi bene. Buonasera a tutti e grazie dell'invito intanto. Figurati, è un piacere, è un piacere. Noi ci siamo visti un paio d'anni fa, o forse tre, perché ormai è il 2023. Sì. E si parlava della tua ultima raccolta poetica che ci aveva tantissimo emozionato perché ricordavi il padre, è Sì, vero? un libro in cui attraverso anche l'esperienza personale della perdita ho tentato, ho cercato di trattare il tema sia della morte, in senso un pochino più universale, e anche appunto della perdita, cercando di farlo in un modo il più ampio e allargato possibile, non soltanto personalistico. Certo, era edito da Leto Colle, lo Esatto. ricordiamo, 2020, ed era la Complicità del plurale. Esattamente. Grazie per essere tornato. Grazie a te. Oggi siamo qui per, posso dire, un esperimento. Quindi Marco Bellini e Paola Loreto hanno curato Muri a secco, questo libro che è un po' sperimentale, secondo me. Cioè, avete preso alcuni dei poeti italiani che hanno transitato all'interno del vostro mondo culturale, là. L'associazione artistico-culturale Arte 20 di 20. Merate è quella con cui ho collaborato nel realizzare questo progetto, sì. Sì, e quindi lì erano transitati una serie di poeti, voi ne avete scelti alcuni e li avete tradotti in lombardo. In particolare i traduttori sono stati appunto Edoardo Zuccato e Piero Marelli. Che cosa vi ha spinto a fare questo tipo di ragionamento e anche poi a editare quest'antologia? Allora, l'idea era di far dialogare la poesia italiana contemporanea attraverso i vari autori che abbiamo appunto coinvolto con un territorio specifico, il territorio lombardo e in particolare con la Brianza. E abbiamo pensato che il dialetto, per quelle caratteristiche tipiche, peculiari, cioè quell'alone archetipico, come diciamo anche nell'introduzione, quel tessuto antropologico che lo connota e di cui si alimenta, che lo porta il dialetto a una capacità immaginativa fortemente legata alle radici, fosse lo strumento adatto per trasferire e portare in contatto questi autori, la poesia italiana di questi autori, con il territorio specifico della Lombardia. Certo, questi autori hanno regalato tre poesie a testa e tu, Edoardo, li hai tradotti. Alcuni di questi sono stati tradotti da te. Che sfida interpretativa hai utilizzato? Sì, è stata una cosa, infatti mi è piaciuto il progetto perché di solito si fa il contrario, cioè sono i poeti dialettali che si Esatto. traducono in italiano. Qui non mi era mai capitato di fare una cosa simile, cioè tradurre invece in dialetto dei poeti che scrivono contemporanei in italiano. Effettivamente era proprio interessante dal punto di vista stilistico, linguistico, di sensibilità. Perché ci si rende conto quanta, mettendoci le mani, quanta distanza c'è proprio fra i due modi di scrivere, i due approcci, ecco, diciamo. Abbiamo ricevuto questi testi da diversi autori, uno tradotti metà, l'altra metà Piero Marelli. Naturalmente ci sono dei testi che abbiamo fatto piuttosto fatica a tradurre in dialetto, perché il dialetto ha un Immagino. grado, diciamo, di astrazione, di vocabolario astratto, diciamo così, più ridotto dell'italiano. Quindi io ho tradotto come traduco sempre, cioè con il rispetto dell'originale, ma cercando di produrre una traduzione che abbia un minimo di sua autonomia, che non sappia proprio solo di così, di un qualcosa di Una molto mera legato, ecco, che traduzione, sia troppo certo. legnosa perché è legata troppo alla lingua di partenza, ecco, che abbia una sua non dico autonomia, però che stia in Io piedi. trovo sempre affascinante questo tipo di operazione perché si tratta della radice della lingua, del linguaggio e anche dell'origine, no? Marco, tu e Paola Loreto, che cosa avete condiviso prima di proporre questi testi e poi di produrre l'antologia? Beh, ci siamo chiesti appunto il senso e quante fossero le premesse e le basi su cui andavamo ad appoggiarci per realizzare un progetto che, come tu hai detto, è sicuramente abbastanza sperimentale. Però se andiamo a guardare il dialetto lombardo e vediamo che parte da molti secoli fa, Bovesin della Riva per incominciare, ma poi nell'Ottocento c'è il Porta, Carlo Porta, poi fine Novecento, inizio Novecento, Adelio Tessa, da lì Certo. andando avanti. Quindi ci siamo resi conto che andavamo comunque ad appoggiarci, a interloquire con una lingua, con un dialetto che aveva una sua solidità anche dal punto di vista letterario.
e quindi abbiamo pensato che si potesse tentare un percorso di questo tipo. Mi fa piacere dirlo e ricordare che abbiamo trovato anche un editore che è RP Libri, che ha avuto il coraggio e l'entusiasmo di sostenerci pubblicandolo. Questo è Sì. sicuramente un aspetto importante. Io credo che nella nostra epoca parlare in dialetto sia un atto quasi rivoluzionario e quindi anche un atto politico, se vogliamo. E non posso che sposare questo vostro esperimento e ascoltare magari a questo punto Edoardo nella sua traduzione di Vivian Lamarck. Ok, ora vi leggo una poesia di Vivian Lamarck, che è molto, diciamo, Vivian Lamarck è una poetessa che scrive uno stile piuttosto lineare, ma la linearità italiana non è quella del dialetto, quindi non è stato così facile girarla. Vi dico questa poesia che si chiama Milan Piazzala Curzio. Milan Piazzala Curzio. Lampi arrigurdava i tripartigian, fusilali lisci al poligono a buon'ora. I parol in duaria dul su gelai scaldean e sfregian ul cœur, come nei. Cumpan di soven quella mattina la bunura, tanca ascoltavi par menga gelà, pa sciupetà, ma son casciadent menna in d'un betu li da part. O tu cai frasc vuna par vuna, gania da viv e da sec, e anca da mort. Ma tanti a noi, nuent, e gadean atra, ai vostri tribei nom, Arturo, Cesar e Gaetan. Si vi oltri qui triramet là, piccicà in tradalur, o qui ol, pena sura, sbiavà in Pontallaras. Anda fa il consolato usa in dul poligono, l'ultim calvavist. Almeno gappicaransù una targa da ricordo. Grazie. Il tuo è un dialetto che proviene da? Dialetto di Cassano Magnago, un po' quello di Fagnano, ecco, sai che sono Ok. due dialetti diversi, ma diciamo io uso un pochettino uno un po' l'altro. Certo, Cioè. sentiamo la differenza se c'è nella traduzione invece di Piero Marelli sul siciliano Sebastiano Aglieco. Sì, questo è un dialetto brianzolo, quindi io lo leggo ovviamente, non è proprio uguale, ovviamente è piuttosto diverso, e questa è: Na quai volta, dopo vecra spana città, s'assetava giù a renta gli occhi d'un bagain, c'ava su da nan cambin, se che ne frega quei che ammo viven. Gli occhi della mor sbaretada, in come quei pittura su un quader, gan quai cos per sempre. Denanza al sotasè, che dice in grandius, s'immaginava una consolatoria pietusa, poi arrivava il sogno malinconic, e allora che veniva in denanz curazzà, c'ava su e condannà, a mo' viv, in dell'ultim sberluscià della sera. S'aveva no, per un soldà, una solitudine pesce. Grazie, grazie. Marco, noi ti sappiamo molto attivo in ambito culturale, soprattutto a Imbersago, nella zona del Lecchese, produci un sacco di eventi legati alla poesia che stanno sui traghetti. Sì, dall'anno scorso, prima operavo di più sul Meratese, adesso dall'anno scorso, grazie al comune di Imbersago e all'amministrazione, al sindaco Fabio Vergani, alla vice sindaco Elena Codara, si è avviato questo progetto dal nome, questa rassegna dal nome Poesia sul traghetto, che si prefigge lo scopo di portare poesia di qualità, quindi autori di buon livello e testi interessanti nel territorio brianzolo, di farle incontrare dalla comunità. Quindi stiamo facendolo con discreti risultati e speriamo di riuscire a portarlo avanti ancora per un bel po' di tempo. Certo, io so che è stato lì insieme a voi ultimissimamente il Sant'Agostini, che è stato anche nostro ospite qui e che ci ha raccontato di questa esperienza. Lui è rimasto affascinato dal territorio, oltre Sì. che dalla rassegna, Dalla naturalmente. bellezza anche del Eh territorio, poi sì. abbiamo cercato di accoglierlo in maniera adeguata, è stata un'esperienza sicuramente interessante con cui abbiamo approfondito appunto la sua opera. Certo, grazie per questo. Il prossimo appuntamento, dicevamo, sarà? Il 25 di Sì? marzo a Imbersago appunto e presenteremo l'antologia di cui abbiamo parlato oggi, quindi Allora. Mori e Secco. E allora non possiamo mancare. Sarà un piacere avervi con noi. Adesso devo dire che vorrei sentire due vostre poesie, una a testa, scegliete voi quale. Visto che siamo
nella Valle Olona, qui della zona, sulle Cascine Balzarine, che è una frazione da cui proviene la mia famiglia da parte materna, che sono un po' più in giù qui in valle, ecco. Frazione di Fagnano. Balzarin, in un pinda casin, in su in fianco da Lombardia, cutica se taggio in gira i curti, teme di vec, in gira antaul, a cunta di una volta. Na quai vuna, più se smaralà, la s'appoggia un baston, tanche toc a toc, turni in dre, in da a terra. Grazie. Leggo la mia in italiano, però, sì? Ovviamente. Nel sonno, è morto anche lui nel sonno. Era rientrato mentre il campanile, infilato nella nebbia, prendeva a botte la mezzanotte. Veniva da una delle sue serate passate al cinema, tutto da solo, lui e gli attori americani. Ripeteva che al cinema i sogni li potevi toccare. L'hanno detto questa mattina al bar, che è morto nel sonno. Tra un caffè e la gazzetta il suo nome rimbalzava da un tavolino all'altro. Le domande sulla casa, a chi sarebbe andata, assieme a quel violino antico a cui teneva tanto e che accompagnava i grilli nelle notti d'agosto. Ma come sarà, mi chiedo, morire nel sonno? Magari quando è successo stava sognando. Ma quindi l'ultimo frammento di vita è stato un sogno? Magari invece di andare di là è rimasto prigioniero nel sogno. Gli tocca ancora di portare fuori l'immondizia con il segugio al guinzaglio che non vuole mai rientrare e il rosario di male parole della vicina perché il cane ha sporcato il marciapiede. Magari sta ancora lì, dentro tutta quella fantasia e il bicchiere di rosso della sera che non lo finiva mai, sarà andato con lui? Se chiudo le palpebre, se stringo forte, lo vedo che esce tutto elegante, lo vedo sedersi al ristorante con quell'attrice di Hollywood che non ricordo mai il nome, quella che dallo schermo a sentire lui lo guardava dritto negli occhi e lo perdeva in un desiderio da bambino e mi fa ridere che di là ancora lo aspettano. Grazie. Grazie a Edoardo Zuccato e a Marco Bellini per essere stati con noi. Noi ci vediamo in Brianza il 25 di marzo a Imbersago e sempre ogni martedì alle 20 qui su Rete 55 per Poetando. Ciao!